La schizofrenia si è appropriata della politica italiana. Da una parte vediamo che la Lega, dopo aver annunciato il proprio appoggio insieme agli altri due beceri compagni di strada di destra alla candidatura di Bertolaso a sindaco di Roma, 5 minuti dopo si accorge che il personaggio è impresentabile e quindi ritira il proprio appoggio, creando di nuovo il panico all'interno dello schieramento di centrodestra. Dall'altra parte il Partito Democratico vive una contraddizione interna con la propria ala sinistra che tutte le volte prende le distanze dai provvedimenti presi dal governo Renzi, salvo poi sottoscriverli 5 minuti dopo. È successo anche per il referendum rispetto alla riforma costituzionale, una riforma costituzionale che hanno tentato di osteggiare in tutti i modi, ma che a tutt'oggi è sostenuta da tutto il Partito Democratico, peraltro in perfetta solitudine. I tre comitati per il sì la riforma costituzionale che sono nati a Brescia sono fatti dai giovani democratici, dai vecchi democratici e dai democratici che possiamo chiamare rimbambiti. Un bel risultato.